Hello everybody, we are in Bishkek and we are ready for today's flight that will bring us to Urumqi in China. Take off. Quelle sono le montagne che volevo vedere l'altra volta, ma c'era brutto tempo. So we are now flying over Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. Se vogliamo Bishkek, la capitale del Kyrgyzstan.
classico errore, classico graphic error.
We are now in Kazakhstan and we reached the city of Almaty, which was the capital of the country until a few years ago, and is still today the main cultural center of the country. It's a big city, 2 million people live here. And it's very near to the mountains. Siamo arrivati a Almaty, in Kazakistan, città che fino a pochi anni fa era la capitale del paese, rimane ancora oggi il principale centro culturale e, come si vede, è una città molto vicina alle montagne. Molto estesa, sono 2 milioni di abitanti. E ora ci dirigiamo verso le montagne.
questo è il Monte Talgar, una delle cime più orientali della catena del Tian Shan, quella che abbiamo visto anche l'altro giorno ha lasciato il deserto del Taklamakan. È alto 4.979 metri ed è una meta turistica frequentata visto la vicinanza con Almaty. It is the Talgar Peak, almost 5,000 meters high. It's the one of the most eastern peaks of the Tian Shan mountains. We are on the summit and we can see the city of Almaty down there. Quello è il lago di Issyk Kul che abbiamo attraversato l'altro giorno. This is the Issyk Kul Lake that we crossed the other day. Today the weather is very nice.
Abbiamo raggiunto il lago artificiale di Kapsagay, una delle principali riserve idriche di quest'area del Kazakistan. This is the Kapsagay artificial lake, one of the main in this area of Kazakhstan. And now we will fly over the Altyn ML National Park. Ora voleremo sul Parco Nazionale di Altyn ML, partendo appunto dalla foce dell'immissario del lago. Vediamo qua.
this area is barren once again, and these are called moon mountains because they are completely without water and basically life. Siamo tornati in un'area isolata. Quelli che sorvoliamo sono chiamati Monti della Luna perché sono sostanzialmente privi di acqua e forme di vita.
tornando in Cina.
we've now reached Mount Ketau, which is basically halfway into the flight. Stiamo sorvolando il Monte Ketau, 4622 metri, che è grosso modo a metà della tappa odierna, la cima è questa sotto di noi. Eccola. Una delle poche nuvole di oggi.
which is the Abbey Lake. It's a ribbed lake, meaning that it has been created by the movement of the tectonic plates, and it's very, very salty. Actually, there is no fish inside of it because it's too salty for fishes. Abbiamo raggiunto il lago di Abbey, che è un lago di origine tettonica. Una forte ritirata, come si vede dalle sponde, ed è un ambiente altamente salino, tanto che non c'è vita ittica se non nelle vicinanze delle foci degli immissari.
abbiamo raggiunto il monte Borgora, questo davanti a noi, la cima più alta di questa regione a sud di Urumqi, molto ricca di ghiacciai. We've reached Mount Borgora, which is the highest peak in this region, just south of Urumqi, where we can find a lot of glaciers and very isolated mountains. Per oggi salutiamo la neve.
Abbiamo raggiunto Urumqi, la meta del viaggio odierno, una città molto vasta, 3 milioni e mezzo di abitanti, un importante centro di ricerca, nonché la capitale di questa regione della Cina. Lì c'è l'aeroporto dove atterreremo tra poco.
Davvero una bella città, really nice city. Atterrati.
Eccoci arrivati a Urumqi. We landed in Urumqi. So today flight is over.